Preside al plesso cantina sociale dell'Istituto Gela e Butera. Oggi è un giorno molto importante perché viene restituita alla scuola la palestra che invece prima era fatiscente, da domani sarà fruibile ancora una volta dagli studenti. Durante l'estate erano stati approntati dei lavori da parte dell'amministrazione comunale, infatti l'inaugurazione ufficiale con la presenza del sindaco, l'avvocato Fasulo, l'assessore ai lavori pubblici, il geometra Casano e l'assessore alla pubblica istruzione, l'avvocato Cassarà. Mi preme sottolineare che l'amministrazione è sempre stata vicina, che i lavori sono stati fatti con solerzia, c'era il tetto che era da rifare perché da qui pioveva acqua e che chiaramente non dava la possibilità di poter usufruire ampiamente di una palestra molto bella. Questo plesso è un plesso che dipende dal plesso principale che noi abbiamo in via Butera, è molto bello perché ci sono anche qui tanti laboratori, questa palestra molto ampia, e poi perché si trova in un quartiere da dove provengono tanti nostri alunni. Allora ci premeva fare anche un open day in quella che viene considerata, a me in maniera erronea, una succursale, perché per me le mie sedi sono tutte sullo stesso piano, solo che in una sede chiaramente abbiamo la presidenza, però io sempre cerco di essere molto presente. E quindi oggi anche qui abbiamo fatto un'altra mostra che riguarda la Prima Guerra Mondiale e poi accoglieremo i bambini che vorranno visitare questi locali, che sono stati risistemati, sono tutti nuovi, tutte le classi hanno le LIM chiaramente, poi ci sono una serie di laboratori tra cui quello musicale, quello di informatica e anche di lingua.